castagna è ancora una delle feste più sentite, secondo me, della comunità di Tremenico e in valle in generale. E infatti cade sempre la terza domenica di ottobre, che è un'altra peculiarità. Si è riusciti comunque a mantenere sempre quella data. Me le ricordo ancora tutte come se fossero adesso la festa della castagna, perché è stato Don Emilio, il parroco Don Emilio Corvetti, a fare la festa. Siamo in una valle che ci sono, cerchiamo di fare qualcosa, e lui aveva detto facciamo la festa della castagna. E quindi le prime volte era stato un avvenimento proprio per tutta la valle. È appena arrivato da qualche anno Don Emilio. Io avevo, mi sembra, 17 o 18 anni, quell'epoca lì. E l'avevamo inventata un po' così, la sera che andavamo lì da sto Don Emilio, ci trovavamo tanto tra noi ragazzi e ragazze così. Ma era stata una cosa, una volta si diceva in dialetto che era la Nasen, perché in valle non era mai stata fatta una festa così, ma era riuscita in un modo che io mi ricordo, ma la gente che era arrivata era una cosa. Avevamo messo, mi ricordo ancora, il banco tutto lì davanti, che partiva lì da proprio all'inizio della piazza della chiesa fino in fondo praticamente, dove facevano le castagne. Ma sì, allora i primi quelli... anni si ammazzava il maiale, si faceva una festa, una settimana ci voleva, perché ammazzava i maiali per fare le salsicce. Le torte le facevamo ancora dentro in un forno in casa parrocchiale, che c'era un forno, quelli a legna. Pane, di quelli a legna, che per fare una trentina di torte bisogna stare che entri lì, bisogna mettere dentro la legna, scaldarlo, poi tirarla fuori, poi pulirlo, poi... E poi ricominciare, perché sempre. Stavo dentro la decina. Dopo non avevamo l'attrezzatura, niente, dovevamo prendere le cose tutte. Andavamo nelle case a chiedere le padelle, poi una era un po' più grande, una era un po' più piccola. Al mattino c'era sempre la perché sacro profano, la messa c'era sempre, con qualcosa, con qualche anniversario, cosa per legare un po'. Dopo c'erano là gli addetti che facevano le costine, le salsicce, la polenta e taragna, che poi mettevano giù tutti i tavoli e si mangiava là in piazza, tutti là in piazza, che era una bella compagnia, no? Perché dopo i gruppi, sai, mi ricordo che sempre sul banco c'era una damigiana di vino con la spina, no? Che uno andava là, si prendeva le sue caraffe da portare sul tavolo. I primi anni c'era sempre qualche avvenimento, che perché dicevano solo mangiare non va bene, una volta una mostra di fotografie, una volta una mostra dei pizzi, una volta delle cose antiche, e non sempre, ma tanti anni facevamo, era legata anche poi qualcosa. Si facevano anche diversi giochi anche per anche bambini, i giochi per adesso... bambini che c'erano. Dopo nel pomeriggio c'era sempre la pentolaccia, il tiro alla fune, il formaggio, il peso del salame, la misura. Poi c'era l'orchestrina, o quella di qua, o di su, o di qua. Comunque c'era sempre anche musica. Nel pomeriggio si ballava anche lì, in piazza della chiesa, e si tirava tardi, fino a sera. E nonostante fosse ottobre, siete stai andando alla voce. Vicino al fuoco, era buio, ancora. Si facevano le caldaroste. Dopo c'erano, non come adesso, che anche quando facciamo la festa, vino potremmo anche fare meno di prenderne, perché non ne beve più nessuno. Una volta ne prendevamo qualche damigiana. E una ce la regalavano, e pure un paio. Poi c'erano i soliti ritardatari, che anche la sera volevamo mandarli via per finire, ma... non se ne andava, c'erano qualche gruppetto che sempre, un qualche di più che rimanevano lì, non riuscivi a mandarla via fino a sera tardi. Oggi chiaramente rispetto al passato c'è molta meno gente, però la festa appunto è ancora sentita. In genere alla mattina si tiene ancora la messa con gli anniversari, segue un aperitivo all'esterno e poi c'è il pranzo comunitario in piazza. Al pomeriggio i giochi si sono ridotti, diciamo, alla tombola, che viene fatta per tutti, con comunque ricchi premi, e poi c'è la vendita delle torte e chiaramente delle castagne.